Allora, noi sappiamo le difficili condizioni in cui versa il Tibet. Ci può raccontare un po' la realtà del suo paese? 아니 티원이 뭐랑이 티원이 바디 니게 총화기 총에지 강에 칼라오래. 칼라기 강에 남시기 강에 지내는 미망고지 단나 나서 누가 데 TV 라이디 포자 아니 미망고지 시송레스 자망고 시레 미망고 시레스 배바 아니 디카솔라 미주도 좀 맹기 미주도 좀 야고 요마레스 담보디 라더와 Per quanto riguarda la condizione tibetana, il problema risale ancora al 1955, quando con la rivoluzione culturale l'esercito cinese ha invaso il Tibet, gradualmente si è appropriato di tutti i territori e ha costretto il Dalai Lama a fuggire insieme a molte altre persone. In particolare il Dalai Lama si rivolse a un oracolo chiamato Nechon e questo predisse che era meglio che lui fuggisse dal Tibet perché la situazione si faceva molto grave e pericolosa e che il suo contributo sarebbe stato importante se fosse fuggito. Quindi con lui 100.000 tibetani sono fuggiti in India e lì fortunatamente hanno trovato asilo grazie al presidente indiano Nehru che ha permesso loro di stare inizialmente nel nord dell'India. Qui però i tibetani hanno cominciato numerose peripezie in quanto hanno dovuto adattarsi ad una condizione che non era a loro propria, per cui hanno avuto molte malattie, sia per il cibo diverso, per il livello di altitudine diverso, condizioni e abitudini diverse, tanto che molti si ammalarono di tubercolosi ed altre malattie. E quindi fu un periodo in cui iniziarono numerose difficoltà sia per i tibetani in esilio che all'interno del territorio tibetano. 아니 안에 다지게 표현을 안 갑중 하고 이 제라 치레스 제네 타오즈로 손으로 와 고만나라 하살라 디 지도 잠라 디 위도디 다나 야갈레 투르스 니마 디 콘조 위도 장에 초록이 디 투리스트네 저널리스 마레스 투리스트네 로데자 콘조가 하고네 잡지 아니 디디 아니 마 야갈 키토 키토에서 디 비너센터 BBC다 참말 텐투 요레스 디디 마즈데 야갈로 롱발 텐투 요레스 Ora dal 59 in poi, dopo l'esodo dei tibetani, ecco che soprattutto soffrono i tibetani in patria, quindi nel territorio che ormai è diventato cinese, ma rimane per cultura e lingua tibetana. E gradualmente i cinesi aumentano la pressione e distruggono la maggior parte dei monasteri, grossi monasteri come Jepun, Gande, Sera. In cui c'erano addirittura 4, 5, 6 mila monaci e viene proibito lo studio della religione e quindi vengono proibiti tutti i riti e così via e il popolo viene tenuto totalmente sotto controllo e questa situazione di continuo genocidio arriva fino a più o meno l'82 in cui cominciano ad esserci delle condizioni un pochino migliori per quanto riguarda la possibilità di praticare il monacato, di riaprire i monasteri e così via, e cominciano anche un pochino per i tibetani la possibilità di muoversi all'interno del territorio e raramente anche all'esterno. Però poi da lì i tibetani cercano di manifestare, cominciano le manifestazioni e susseguono immediatamente repressioni, ma soprattutto la cosa molto grave è che le notizie non trapelano mai all'esterno perché i cinesi sono molto attenti a proibire a qualsiasi tipo di giornalista proveniente dall'estero di assistere, di fare interviste ai tibetani e così via, perché viene proprio chiuso il territorio agli stranieri e nello stesso interno della Cina non girano le informazioni riguardo al Tibet, riguardo ai loro diritti e così via. Per cui questa repressione continua, vengono sedate numerose tentativi di manifestazioni e vengono uccise anche molte persone e gradualmente permane questa situazione di controllo basato sul terrore.
아직 칼라오레 지게 니도 가자 니도 예라 잠불린 칼스나 저널리스트 두알 저널리스트 라와 요레스 참마 TV 나다 착바 나다 참마나 큐구 요레스 e non è assolutamente non proviene assolutamente dalla violenza l'atto di queste persone, anche perché il Dalai Lama stesso non ha mai proposto una via di violenza per la risoluzione di queste cose, bensì ha sempre professato una via la più pacifica possibile, e infatti si è recato in numerose parti del mondo e ha contribuito non solo alla pace per il Tibet, ma ha professato sempre degli insegnamenti non settari che cercano di essere in qualche modo utili a qualsiasi persona di questo mondo, e comunque ha sempre lavorato per poter cercare di risolvere pacificamente la questione tibetana, e qualcosa è riuscito a fare, perché nei paesi occidentali per lo più vi è maggiore libertà e i giornalisti quindi hanno la possibilità di esprimersi come vogliono, non hanno restrizioni, per cui la notizia è riuscita a diffondersi e qualcosa è stato fatto in una direzione positiva. E tanto è vero che anche il suo percorso pacifico è stato riconosciuto nel 1986 con il premio Nobel che è stato conferito a Sua Santità il Dalai Lama, premio Nobel per la pace. Ani ci da calore tende sonza ani manzo chulugi an pombo zigo yore konzo pombo konzo karishigo yore sna zambolingi guishap chigo yore zambolingi zigo yore ngazu zigo yore lan dende shugo yore lago yore. E il Dalai Lama ha fatto eco talmente che molte persone, sia a livello anche parlamentare, americane, europee, sono pronte, hanno supportato molto la causa tibetana, però questo non è stato mai sufficiente, in quanto il governo cinese si è infiltrato ormai in tutto il mondo a livello economico, commerciale, per cui ha una grande influenza su molti paesi, ha un'influenza a tal punto che a volte ordina anche a dei paesi di non incontrare Dalai Lama, di non entrare in contatto con lui. Ora chiaramente non tutti seguono questo ordine e quindi mantengono la libertà di poterlo incontrare, ma alcuni si fanno appunto intimidire da queste ricatti, minacce, e quindi non riescono appunto a dare un supporto pieno alla causa tibetana. Tengur mujige ane tendesi ne pa mesajo ane sumbares nda jige te jige di resra juwa dene dua yore resra juwa dua yezan di sonza ta di angaran joge ta jige kala hore zambulin la juwa dugu yowa de haku yore di sonza ane ngazo pena na gana na la gaje zama dugu juwa dugu resa mau bala tendesi ne dige mares kasa na de shenge gana na la shenge sama ya salon chi yonda zan desange tendu ke tawa de kiyo yore di sonza juwa gaje sa juwa dugu dene te yore. Il messaggio di Sua Santità è quello di non demordere, di non preoccuparsi, ma attivamente continuare a sostenere la causa, perché le cose cambiano e laddove c'è una verità forte, una verità che è importante, sincera, poi piano piano le condizioni non possono che cambiare in meglio. Laddove ci sono stati nel mondo dei soprusi, laddove ci sono stati dei dittatori, le cose sono sempre cambiate. Pensiamo a Saddam Hussein, è passato anche lui, e così la condizione della Libia e di altri paesi in cui appunto ci sono stati, come in Russia anche, che prima c'era il comunismo poi è cambiato. E così vale per la Cina, non potrà durare in eterno questa situazione, anche perché il progresso va avanti, la tecnologia anche, la circolazione delle informazioni pure, per cui anche i cinesi piano piano verranno a conoscenza di punti di vista diversi, nonostante il tentativo della Cina di coprire quella che è invece la verità.
Tiring kirang yang ala dendes ni interview tu je dengan orang gawu cungsung, ane tu je nas, ane di message dia ni dia ngan orang tu Italy nalo lah, dia mampu memang wujud lah dia pa je capture lagi orang yang rawa use, lah, ane yang je orang gawu sih racun tu je nas. Vi ringrazio per questa intervista, in generale per l'occasione che mi avete dato di esprimere queste cose, e spero che questa intervista possa essere utile per far conoscere la situazione tibetana a molti italiani. Grazie a lei per averci raccontato un po' l'esperienza del suo popolo e del suo paese, che condivideremo insieme. Arrivederci.